Qual è il rapporto della casa editrice con il mondo di internet, i blog, i book? Ma io penso un po' come tutte le case editrici che sono state fondate in questi ultimi 5-10 anni da gente della mia generazione, cioè da poeti o comunque da scrittori nati negli anni 70. Sicuramente internet è la vetrina principale, perché comunque alla fine è l'elemento di comunicazione, la piattaforma di comunicazione più immediata e anche più facile da gestire, insomma. E per cui molta comunicazione avviene attraverso internet, ovviamente poi anche attraverso quelli che adesso vanno un po' di moda, cioè i social network come Facebook, che devo dire stanno dando ottimi risultati. E per cui internet per noi è importante, molte delle nostre attività, molti materiali, le presentazioni dei libri, ovviamente utilizziamo internet e il sito, che è appunto www.torinopoesia.org, per tutta questa materia. Il rapporto con la fiera del libro invece Il rapporto, parteciperete? sì, il rapporto è molto buono. Abbiamo avuto sin da, sono 3 anni che la Fiera del Libro ci garantisce degli spazi, pur non essendo un editore che paga appunto per avere lo stand, ma la Fiera ha riconosciuto in noi un progetto di valore culturale e quindi ci hanno dato, appunto da 3 anni, vengono assegnati a Torino Poesia proprio degli spazi all'interno della programmazione culturale. L'anno scorso abbiamo fatto diversi appuntamenti, 4 appuntamenti e un laboratorio. Quest'anno faremo probabilmente altri 4 appuntamenti, 2 che ci vengono dati direttamente dalla fiera, uno in collaborazione con le biblioteche civiche, che è un'altra realtà con cui noi siamo sempre andati molto d'accordo, e un'altra probabilmente col Centre Culturel, perché tra l'altro uno degli ultimi libri che abbiamo fatto, che è la prima antologia in lingua francese che offre appunto la traduzione di poeti torinesi e piemontesi, questo libro ha ricevuto la collaborazione, il patrocinio appunto del Centre Culturel Français di Torino, e per cui grazie a loro lo ripresenteremo anche qui appunto alla Fiera del Libro.